Signore e signori, benvenuti su Rise Up Experience. Buonasera a tutti, ciao Daniel. Bentornati. Come stai? Canti stasera? Oh, ti sento bassissimo, che è successo? Mi senti? Sì, ti sento. Tutto bene? Sì. Intanto volevo salutare gli amici di Twitch che ci seguono. Buonasera amici di Twitch. Buonasera a tutti, buonasera Inzuccia, Dario, Deborah. Preferite Omnia Block, le meteore o il detersivo? Detersivo. Ace con colori. Andiamo di meteore. Allora, belli miei, che è successo sta settimana nel mondo cripto? Ah, boh, non lo so. Non guardi più, Nino? Ma certo che guardo. Volevo dire agli amici di Twitch, se avete domande da fare, fatele pure che io leggo la chat e le giro poi a Daniel. Ricordiamo che questa è una Zoom live, quindi una lezione di Daniel che Rise Up ha deciso di metterla in pubblico. E quindi niente, ci ascoltiamo le parole del maestro. Sempre il maestro, aspetta che riaccendo la luce che si aspetta. Allora, signori e signori, oggi vi martellereremo un po' meno del solito e lasciamo un po' di spazio a domande, dubbi, lacune, lezioni saltate, lasciamo un po' di spazio. Vi racconterò un po' stasera quello che sta accadendo nel mondo, nel mercato, per Bitcoin e non oltre. Ma sono anche disposto ad interrompere per qualsiasi tipo di dubbio, di domanda. Andiamo a colmare le lacune prima di andare troppo oltre. E quindi sentitevi liberi di scrivere su Twitch e Nino mi riporta e qui su Zoom di anche aprire liberamente il microfono e di chiedi e ti sarà dato. Host, mi dai il potere di condividere? Subito, Daniel, subito. Scusami se non l'ho fatto prima. Tranquillo. Ok. Ancora sta stato. By the way, ricordo a tutti, per chi è interessato, che sulla nostra piattaforma OmniaBlock finalmente è pubblica la pagina della statua, uno dei progetti più grandi ai quali abbiamo mai lavorato nel campo degli NFT, blockchain in generale. E siamo quasi al termine. Il 15 aprile verrà ufficialmente lanciato il progetto insieme ad altri lanci con gli Urban Theory e diverse altre cose giganti. È successo qualcosa alla corrente? Si è fulminata la lampadina. Ti abbiamo perso per un attimo, Daniel. Sì, è successo qualcosa al computer, non so cosa. E ecco qua, questo è l'articolo che è andato a finire sul giornale di Brescia. Strafigo, ragazzi. Mi ricordo che questo era un precedente pazzesco nel mondo dell'arte, soprattutto scultori, che
che hanno modo di monetizzare le proprie opere in un modo completamente nuovo, rivoluzionario. E finalmente stiamo creando quella che è la collezione di 2085, siamo quasi al termine, eccoli qua. Vi ricordo di farci un salto, se volete, e spolliciate con i favorite, così ci date una mano ad essere visibili nella home page di OpenSea quando li metteremo in vendita. Vi chiediamo solo questo contributo. E per chi è interessato a NFT e metaversi, abbiamo i corsi gratuiti nella sezione blockchain e crypto, basta registrarsi alla piattaforma. I corsi base di NFT, di crypto e di metaverso, eccoli qua, questi due, per un po' iniziare a masticare la terminologia, le dinamiche e poter comprendere facilmente ciò di cui parliamo, ciò di cui trattiamo qui in queste serate di Rise Up, nel quale parliamo di appunto trading di strumenti finanziari che sono di solito monete legate a progetti. Ma che progetti ci sono dietro? Perché oltre l'analisi tecnica, quella che insegno io, esiste anche l'analisi fondamentale, che comporta il conoscere il progetto nel quale si investe. Bitcoin, perché è importante? Quanti di noi non lo conoscono realmente? Quanti di noi non hanno mai letto il white paper di Bitcoin, che sono pochissime pagine, rispetto a quelle di Ethereum? Quanti di noi non hanno mai fatto un filo di analisi fondamentale sul mondo blockchain e crypto? Sarebbe figo fare anche un'esperienza sull'analisi fondamentale. Belli miei, omniablock.com, trovate tutto qui. Soprattutto le basi, appunto, perché qua parliamo di concetti che mi rendo conto essere davvero avanzati per chi magari, anche per chi arriva dal mercato azionario e si ritrova con tutti questi bei nomi di cripto. Ma cos'è Cake? Cos'è Silo? Cos'è CRO? Tra parentesi, crypto.com lo conoscono quasi tutti. Come sta messo il mercato, ragazzi belli? Come sta messo il mercato? Il nostro 6 ore sta cercando di rompere la media mobile a 21 periodi. Daniel, abbiamo la prima domanda da Twitch. Bomba, vai! Ce la chiede Giuseppe Valenti. Se c'è un pesante crollo, consigli di comprare con leva? Punto di domanda. Io non consiglio mai di comprare con leva. Io semmai consiglio di comprare. Poi, come compri, è tua responsabilità. È tua responsabilità sentirti sicuro delle tue capacità. La leva, certo, ti dà bei guadagni, però se per caso entri in leva su questa candela qua e la prossima come questa ti chiude così rossa, te ne esci con una grande, grande perdita e il cuore che ti batte a 2000. Ti sei tolto 4 giorni di vita. Quindi io non consiglio nulla. Io ti dico, ovviamente, se in determinate condizioni conviene comprare. Sì, poi, io non compro in leva, io non gioco in leva. Perché in leva è giocare. Se sei sicuro di una cosa sul grafico a 3 giorni e fai un trade in leva per 3, in leva per 4, il rischio è minimo. Stai moltiplicando per un fattore di 3, di 4, ok? Sia la perdita che il possibile guadagno. Non è né troppo avido né troppo rischioso. Okay, quindi una cosa del genere moderata con un 1/20 del portafoglio totale si può fare, giocare in leva. Ma no, principalmente se ti mantieni sullo spot e sui time frame più alti, risparmi vita, risparmi ansia, risparmi stress, risparmi l'avidità, l'euforia, la depressione, tante, 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 tante cose. Che avevo un mio amico che qualche giorno fa mi diceva: oddio mio, oggi è salito, è sceso, è salito, è sceso. Cazzo, mi sento di aver perso 3 giorni di vita, accorcio la mia vita in anticipo, mi escono i capelli bianchi, ho fatto inizio ad usare il time frame a 3 giorni, perché se continui a fissare questo non provi alcuna emozione, perché probabilmente la candela sta tutto il giorno lì, ok? A parte, vabbè, i mega candelotti, però è tutto un punto di vista in prospettiva. La leva, attenzione, è pericolosa, è molto pericolosa. Soprattutto se hai bisogno di soldi per vivere,
quei soldi li investi e pensi di riuscire a fare l'Houdini con la leva. E poi come Houdini spariscono i soldi. Faceva sparire le cose. Se ci sono altre domande, fatele pure, andate tranquilli. Allora, la cosa bella del Bitcoin, che noi ci basiamo sui vari incroci del MACD, sui nostri indicatori, sulle varie candele, sulla valenza del significato di una candela piuttosto che di un'altra. E abbiamo sempre associato il fatto del MACD in positivo. Più il prezzo deve essere al di sopra della media mobile a 21 periodi. In questo momento il prezzo è al di sotto della media mobile a 21 periodi. In questo momento il MACD è debole e sembra anche voler rincrociare al ribasso. Settimana fa vi avevo anche detto della possibilità che ci sarebbe stata per il MACD di fare una divergenza o un doppio fondo, ok? Una cosa del genere. Il MACD adesso potrebbe anche scendere per un mese sul grafico a 3 giorni e andare a creare questo doppio fondo. Potrebbe anche arrivare ovviamente un po' più alto, potrebbe arrivare un po' più alto e andare a creare quella che noi chiamiamo la divergenza vincente, perché se il prezzo torna a 30.000 e il MACD ti fa un giochetto del genere, qua è una divergenza su un time frame molto grande, quindi ovviamente la divergenza qua ha molta più valenza che sul grafico ad un'ora. Cioè, ci sono tante divergenze sul grafico ad un'ora, ma poche, davvero poche sul grafico a 3 giorni, quindi se dovesse accadere sarebbe un'opportunità pazzesca. Noto ancora che siamo al di sopra del supporto dei 40.000, 39.5. Questo è anche questo è un livello spargiacque e il supporto, ma in realtà il 30.000 è quello che conta di più. Okay, questo è un supporto temporaneo in diagonale, ma il supporto orizzontale vale un po' di più. Ovviamente si deve vedere come ci si arriva in condizioni di daily e di 6 ore e di 3 ore, perché qua vediamo che prezzo rimbalza. Stiamo sul livello di supporto. Tolgo un attimo i graffiti. Stiamo sul livello di supporto venduto. Cosa fa il prezzo? Torna verso la resistenza. Ecco, resistenza adesso in questo momento è la media mobile. Vediamo se riesce a superare la media mobile sul 6 ore. Inizio a tornare un po' bullish. Magari riesce a tornare verso i 44. 44,5, però la probabilità di continuare al ribasso adesso, dopo sta discesa, è aumentata davvero tanto, perché il 6 ore MACD vale poco, ma è in negativo. Il giornaliero è in negativo, il 2 giorni è appena incrociato da 6 giorni in negativo. E se continua di questo andazzo, incrocia in negativo anche il 3 giorni? Ed ecco il nostro segnale di vendita. Io sono all out in questo momento. Non possiedo alcuna cripto, solo stable. Sto aspettando che si chiarifichi, che si schiariscono un attimo le acque per capire che cosa accade. Quando c'è confusione, quando c'è caos, quando non sei esattamente sicuro di ciò che fare, non fare niente. Aspetta piuttosto. Guarda che cosa accade. Perché la maggior parte della gente che si cimenta a fare trading lo fa per, non per avidità, ma a poco controllo, poca gestione. C'era quella fantastica immagine che vi avevo condiviso sul gruppo Idee di Dani. Aspetta, questa la devo ricacciare. Eccola qua, i quattro quadranti del trader. Quando si entra è get rich quick. Diventare ricchissimi in modo velocissimo. Poca familiarità col settore. Gli è stato venduto il sogno di far soldi veloci. Le sue aspettative si schianteranno al suolo con la stessa velocità del suo conto. Il secondo di solito è quello di uno stop loss minuscolo, molto bravo dal punto di vista tecnico, ma a causa della negligenza e dal position sizing rimane bloccato in una ricerca utopica di fermare le perdite usando range piccolissimi di stop loss, win rate sotto le scarpe.
Il bravo trader con l'altalena emotiva. Bravo a primo impatto, gestione del rischio perfetta e analisi valida. Il suo castello di carte crolla per la pessima gestione emotiva. Brucia in un trade il profitto dei precedenti. Ansioso. Sai quanti ne conosco a questi stage? Ma al prossimo stage sono rincorato, perché dopo che fai tutte queste esperienze ti ritrovi al trader equilibrato. È passato per tutte le fasi precedenti e ha capito che senza tenere on point le emozioni, strategia e gestione del rischio, non è trading, ma è roulette. Ed è ancora più roulette alla seconda, alla terza, alla decima. Sì, russa poi, come dice Fabio. Per quanto riguarda la leva, è ancora peggio. Arriviamo all'oro, ragazzi. Ops, ho stoppato la condivisione. L'oro è un indicatore molto importante per quello che fa il mercato delle cripto. Se il mercato delle cripto segue il mercato azionario, che ovviamente fa il contrario del... Aspetta, riformulo, mi sto incasinando. Questo è il mercato del trasporto. Questo è il Dow Jones Index, l'indice. Entrambe in negativo al momento, sotto la media mobile a 21 giorni e MACD mini, vediamo che succede. Dall'altra parte abbiamo quello che si chiama il DXY. Il DXY è l'indice del prezzo del dollaro. Questo è il DXY. Questa salita vuol dire discesa al contrario per BTC. Ok? Voi ci fate caso? Da quando parte il rally qui, BTC inizia a scendere. Quando finisce il rally qui, BTC inizia a salire. La cosa più importante da capire nelle prossime settimane è dove vuole arrivare questo DXY. Che se questo DXY punta davvero al rialzo e volesse mai provare a ritestare adesso che ha rotto questa trend line al ribasso, eccola qua. Se volesse mai provare a ritestare questo livello qua, vorrebbe dire che BTC scenderebbe minimo fino a 25.000 dollari. 23, 24? Con il DXY va d'accordo molto quello che è l'oro. Questa è una formazione multiannuale. Okay, stiamo parlando di lassi di tempo davvero lunghi. Abbiamo due domande, Daniel. Aspetta un attimo, te le chiedo tra 3 secondi. Perfetto. L'oro, oltre al fatto che abbia creato una tazza con il manico, il MACD ha 21 giorni, time frame davvero alto, dato che il 7 è positivo, il 3 è positivo, il 2 sta diventando positivo. Time frame più grandi che valgono ancora di più. Il 7 giorni sta diventando positivo adesso. Questo vuol dire che in tre settimane l'oro c'ha una spinta verso l'alto. Ok? Un qualcosa è tipo una spinta sul culo per salire le scale, diciamo così. È davvero vicino a resistenza in questo momento. Ha formato negli ultimi 11 anni, 3.900 giorni, questa mega tazza col manico. Eccola qua. Il target di questa tazza col manico, appoggiata dal MACD in positivo e dall'RSI basso, anche se questa RSI sta iniziando a mostrare una divergenza, quindi vediamo che cosa succede effettivamente. È interessante iniziare a fare le ipotesi prima, perché prepararsi è meglio che soccombere. Ok, questa ampiezza qua, che andandola a misurare sono dell'87%, 90%, posta, raddoppia il prezzo dell'oro, se arriva qua e rompe del 90%, arriva intorno ai 4.000 dollari. 4.000 dollari mi pare che questo sia all'oncia. I futures dell'oro sono messi allo stesso modo, uguale. Dall'altra parte c'è PAXG, il più grande rappresentante dell'oro nel mondo delle cripto. Il PAXG ha fatto qualcosa di molto interessante. Abbiamo PAXG, ma non questo, PAXG BTC.
Adesso noi con PaxG, dopo aver visto il dollaro, l'oro e il Bitcoin, andiamo a vedere quello che è il Bitcoin contro l'oro o l'oro contro il Bitcoin in questo caso. Questa è la mia rappresentazione di quello che è la situazione ad oggi. Non voglio tirarmela, ma questa raga l'ho anticipata alla grande, testimoni tanti di voi che ci hanno seguito in master l'anno scorso, perché qua settembre, ottobre, novembre io ne parlavo del fatto che questo doppio fondo poteva essere qualcosa di significativo, che se Pax G fosse arrivato qua o a qualche altro target, BTC avrebbe sofferto davvero davvero tanto, e così è stato, eh. Quindi adesso, dopo questo doppio fondo e dopo questo minimo più alto, raga, un'altra indicazione è che il MACD qua è davvero vicino all'incrocio in positivo. Anticipandolo col 2 giorni, il 2 giorni è già positivo. Quindi se poco poco le prossime candele qui sul 2 giorni sono in positivo, flippa positivo anche il 3 giorni. Il 3 giorni è lo spartiacque maggiore. Se questo flippa positivo, PaxG potrebbe avere tutta la forza necessaria per finalmente rompere la linea di resistenza, ritestarla in qualche modo e raggiungere almeno il target numero 2, dato che il target numero 1 già l'ha raggiunto. Questo qua è il 60%. Se l'oro fa il 90%, PaxG potrebbe anche arrivare a intorno al target numero 3, che praticamente è il fondo, il pavimento qua. Okay. Questo è il pavimento di questa zona, il pavimento di questa zona e il tetto di questa zona qua. Sono le 3 aree di resistenza. Vedi, inizi a vedere come tutto è bello collegato. L'oro con il dollaro contro il Bitcoin. Se la cosa carina è che se andiamo a prendere queste due uno contro l'altro, qua andiamo a mettere BTC USDT. Puoi osservare come siano uguali questi due grafici. Questi due grafici sono identici, solo che io di questo. Quando BTC sale, okay, quando PaxG fa il fondo, BTC fa il top. E il contrario, quando PaxG fa il top, BTC fa il fondo. Adesso qua siamo a resistenza per PaxG. Può essere che BTC continua qua dentro fino all'halving e diventerà una cosa davvero straziante? Assolutamente sì, però non ci conterei troppo, ok? Questo è oppio. Questo in questo caso è oppio. Dobbiamo solo aspettare, perché davvero se PaxG esce fuori da questa formazione, BTC vuol dire che perde il supporto al rialzo in diagonale. Adesso non lo sto a ridisegnare bene, ma questa resistenza è questo supporto. Tutto chiaro fino a qua? Se PaxG rompe questa, l'oro sale, BTC scende. Se PaxG arriva qua, BTC arriva qua. Se PaxG arriva qua e fosse il caso della recessione globale, reset, great, questo e quell'altro, mettono le valute digitali di tutto e di più, BTC. Okay. Gli stessi livelli di resistenza segnati qui ve li potrei segnare come supporto 1 qua e 1 qua. E ovviamente quello al quale sta adesso, ma non serve. Okay. Questi sono i nostri due supporti molto molto grezzi. I vari livelli sarebbero ovviamente 20.000, che sarebbe un perfetto retest del top del 2018, e 25.000, 25 più o meno, che se andiamo sul grafico, oh, queste sono 100, a 200 EMA in questo momento sta a 25.000 dollari, che è di solito quella media mobile che va a beccare BTC quando sfonda tutte le altre. Sul grafico a 3 settimane e sul mensile, anche la prendete come riferimento il grafico mensile e la media mobile a 50 periodi. Okay, questo è il livello di supporto intermedio, 32K in questo momento.
Ah no, ma ho cancellato la chat. Questi? Eccola qua. Prendete questi come livelli di supporto di riferimento e vi devo togliere la 31 in questo caso. Dov'è la 21, 50 e 100? Ma la 100 c'è? No, non c'è. Allora devo prendere MBLX. Oh, eccoli qua. Scusatemi, scusatemi, eccoli qua. Anche qua c'è un sacco di disegnini. Ok, con un po' più di storico adesso me le carica questo. Mensile, vai. Ok, ecco qua il livello prossimo di supporto. Quando BTC, e ne parlammo già qua del fatto che quando BTC dopo una run torna giù verso le proprie medie mobili, consolida per un casino di tempo, anche qui in questo caso, consolida per minimo 5-6 mesi, ok? Dopo aver avuto il rimbalzo qui, noi sono già 4 mesi che adesso stiamo testando la media mobile a 21 periodi, che in questo momento si trova intorno ai 37-38 mila dollari. Fai 38,5-39, non so sicuro, non ingrandisco, però più o meno quello è il livello. E questa qua rossa di adesso è una candela bearish engulfing, potrebbe portare a anche una rottura temporanea sotto. Okay? Se questa candela chiude così, la prossima mensile è difficile che sarà verde. In caso dovesse essere rotta con una candela a pieno corpo, di solito quello che accade è che nel giro di una candela raggiungiamo la media mobile a 50 periodi con una candela, ok? E non vuol dire neanche che chiude a livelli molto bassi. Come vedi, il Corona Crash durante il mese del marzo 2020, questa candela qua rossa, ha rotto la media mobile a 21 periodi, è scesa fino a 4.000 dollari e ha chiuso a 6.600, 6.500. Quindi tanta volatilità durante questo mese. Se dovesse accadere una cosa del genere nel prossimo mese 2 qui con BTC, aspettatevi la stessa cosa e non aspettatevi la candela mensile che chiuda al di sotto della media mobile a 50 periodi. Tutto quello che può essere una candela al di sotto della media mobile a 50 periodi, dovesse arrivare a 20.000 dollari, vi mangerete le mani se non avrete comprato. Perché questa candela potrebbe, giorni dopo, chiude a 30.000, ok? Che tocca velocemente 20.000, 24, 23 e torna a 30 e chiude a 30. Ci si riprende, o lentamente con capitolazione, con disperazione, tutto il resto, lentissima ripresa. Può essere davvero di tutto, ma quello che noi sappiamo per certo è che quando tocca una volta e tocca due volte e chiude al di sotto della media mobile a 21. Ecco qua che nel 2014 è stata più o meno l'unica bull run che questa correzione dalla media mobile a 21 periodi da 50 è stata un po' più lenta. Da quando è stata rotta la media mobile ci sono voluti 4 mesi per arrivare alla capitolazione. Al quarto mese, ecco qua, c'è stato questo candelotto sulla media mobile a 50 periodi. Dopo 4 mesi ed il prezzo è rimasto sulla media mobile a 50 periodi per quanti altri mesi? Mannaggia. 4 mesi per arrivarci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mese, al 9 mese dopo i 4 mesi qua, quindi praticamente un anno al di sotto della media mobile a 21 periodi. Qua abbiamo 6 mesi al di sotto della media mobile a 21 periodi. Qua abbiamo un mese solo e il mese successivo è tornato al di sopra. Ma perché? Perché era tutto bullish qua, ok? Qua era tutto bullish, si stava ripreparando per pompare il mercato. Ecco che adesso la situazione è leggermente diversa. La situazione adesso è il copia e incolla del 2018. Il MACD mensile è incrociato negativo. L'ultima volta sull'istogramma ha fatto 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 candele rosse. Adesso siamo a 4, eh? Potrebbero mancare ancora 6 mesi, 6 mesi, diciamo, di MACD negativo sul mensile. Può voler dire qualsiasi cosa, ma probabilmente la rottura della 21, il retest della 50, magari anche il retest di qualcosa più basso, tipo il 20.000 dollari, che sarebbe il tetto perfetto qui, e
consolidazione per 5-6 mesi qua attorno a sti livelli e poi rottura in positivo per quello che è il prossimo halving, perché poi ricordiamoci che aprile maggio dell'anno prossimo del 2024, no, tra 2 anni, ancora il 2022 ragazzi, a voglia, nel 2024 ci sarà quello che è l'halving. È stato l'ultima volta qui nell'aprile maggio del 2020, okay? Prendiamo questa come candela buona. Il mercato ha avuto la capitolazione poco prima, cioè questa è la capitolazione vera e propria del downtrend che c'è stato qua a BC, okay? Quindi la fase di ripresa, la fase di preparazione all'halving avviene prima, molto prima, okay? Quindi noi raggiungeremo entro il 2022 e poi il mercato già riprenderà, magari poi ci potrebbe essere un altro crollo come è successo nel 2020 e poi l'halving e andremo a nuovi all time high. Nel frattempo ne passano di occasioni, regà, ne passano tante di occasioni. Ad esempio mi sono fatto oggi uno swing su Acro, eccolo qua. Dico sempre di non utilizzare i time frame piccoli, ma questo pump l'ho preso tutto e mi sono apportato a casa oggi su 2000 e qualcosa euro questo 7%. Non è tanto, ma è divertente. E se riesci a portare a casa tante piccole posizioni così, aumenta la fiducia in te stesso, aumenta l'autostima, aumenta la sicurezza mentre operi. Il mindset fa tanto, come spieghiamo in Supernova con Fabio. E questo è un doppio top in questo momento. Qui adesso sto aspettando che rincroce in positivo. Che rincroce in positivo. Che, no, scusa, che incrocia, prima ancora deve incrociare il negativo. Amore, ciao piccolino. Lei è la piccola bianca, non so se la vedete, no, non la vedete. Sì, la vedete? Lei è la piccola bianca. Questo lupetto bellissimo per cui vale la pena anche togliere la condivisione schermo, perché è davvero è un'anima fantastica, lei. È bellissima, bella è davvero. una cosa bellissima. Mamma mia. Ah, cagnolina di Piero, il proprietario. Che vuoi? Che c'è? Vuoi uscire? Ti faccio uscire? Dai. Dai, disturbatrice, lei come al solito, 2 secondi che gli apro la porta. Vai pure, Dani. Partiti all'attacco di qualche lepre o di qualche cerbiatto. Qua è pieno di daini, di cerbiatti, di lepri, di fagiani. Senti elicotteri volare ogni volta che passa il cane. Bellissimo. Mamma mia, quanto ci stiamo appassionando all'Umbria. Mi sono perso il gioco. Allora, vai con le domande, Nino. Scusa se ti ho fatto aspettare. Allora, ne abbiamo due. Giuseppe Valente ci chiede dove si può speculare con l'oro. E poi ne abbiamo un'altra, te la faccio di seguito così poi tu ti organizzi per le risposte. Ma se parliamo di tempistiche, se BTC attacca la resistenza dei 30.000, lo vedremo fra 1 o 2 giorni, 1 o 2 settimane? Questo era Fake Manga che ce lo chiede. Allora, la prima domanda riguarda l'oro, dove puoi scambiare l'oro? Beh, l'oro, ci sono diverse cose che puoi fare. Comprarlo fisico, comprare dei contratti derivati o comprare la criptovaluta legata all'oro che è PAXG. Quei PAXG, se ne hai abbastanza, poi puoi andare in Svizzera a prenderti il lingottino se ti serve, oppure puoi convertirlo in USDT per disinvestire quel capitale. Oppure utilizzi piattaforme di CFD. CFD sono certificati di derivazione legati al prezzo dell'oro, puoi anche comprarli in leva. Quello che piace a fare a me è comprare PAXG. Se penso che BTC scende e l'oro sale, compro la cripto dell'oro. Nel frattempo ci sto anche guadagnando su BTC. Invece di tenerli in moneta stabile, quindi USDT, li metto all'interno di PAXG. Se sei all'interno delle cripto, se invece sei più un investitore tradizionale, puoi comprarti o ti compri il lingotto d'oro o una quantità d'oro, oppure vai di derivati, vai di contratti di derivazione. Ci sono tantissime piattaforme.
per dire, anche i Toro Plus 500, che sono tra le piattaforme che ti chiedono più commissioni al mondo, trovi di tutto lì, anche le cripto ormai. Però sono tutti derivati. Tu non possiedi niente. Non sono tue. I Pax G è come se tu possedessi l'oro. Possiedi praticamente la moneta come avere l'oro. Poi, per quanto riguardava la seconda domanda, sì, Pax G puoi convertirli in oro fisico. Sì, ci sono due monete, mi pare. Se non mi sbaglio. Sì, andate a informarvi su Pax G perché è interessante, mi ha fatto una cosa bella. Qual è la seconda, Nino? Microfono? Mi senti? Mi senti Daniel? Ok. Allora, la seconda era, ma se parliamo di tempistiche, Ah, BTC ok. attacca la resistenza di 30.000, lo vedremo fra 1 o 2 giorni, barra 1 o 2 settimane? Punto di domanda. Beh, le tempistiche. Ricacciamo un attimo BTC, ma quanto pensi possa essere facile prevedere le tempistiche? Cioè, ovviamente non c'è un qualcosa che ti dica in quanto tempo si può raggiungere un determinato livello. Ci sono delle comparazioni che si possono fare. Poi mi dici 30.000, ma 30.000 li potresti raggiungere domani e 24 dopodomani, ma come potrebbe essere il mese prossimo? Non è tanto importante capire quando sarà arrivato lì. Importante è capire che se io metto un ordine d'acquisto a 30.000, a me non me ne frega niente di quando ci arriva. Importante è che prima o poi ci arrivi. E prima o poi, quando io starò dormendo, cucinando, guidando, tra virgolette, parentesi, con gli asterischi, cagando, arriverà il prezzo lì e mi scatterà l'ordine d'acquisto. Sai che arriviamo a 24, un ordine d'acquisto intorno ai 25, 26 ci potrebbe stare come cosa. Non, ti disin, cioè così ti disinteressi delle tempistiche. Anche perché la cosa più saggia, cioè, fare trading nel mercato cripto è peggio di andare nel bosco con una torcia di notte. È come andare in un bosco di notte ma senza torcia. Quindi non è che vedi 10 passi di fronte a te, ma forse ne vedi uno. Se lo vedi. Cioè, se lo vedi, lo devi vedere di volta in volta. La cosa importante adesso è che il MACD a 2 giorni è negativo, il MACD giornaliero è negativo e questi potrebbero continuare a rimanere negativi per 30 giorni. Quindi se adesso in questi 30 giorni BTC fa così oppure fa così, questo non lo posso dire, ma sarà negativo e quindi probabile discesa affinché non tornerà positivo. Il passo, letteralmente il passo che noi possiamo vedere in questo buio notte pesto nel bosco è questo. Adesso è negativo, positivo. Il nostro spartiacque è il 3 giorni, ma quando è il 2 giorni è già negativo, cioè questo sì, potrebbe essere un fake out, torna verde. Io non fumo l'oppio, non voglio fumare l'oppio del mercato, okay? Quindi non spero che questo torni positivo. Se tornerà positivo, sarò il primo a urlarlo per strada: comprate! Ma dato che è negativo, rimaniamo pessimisti, okay? Perché il trend è tuo amico fino alla fine. Un'altra cosa che spiega bene Sam Crypto nei suoi video è che questa è una probabile formazione di double top, double bottom. Okay? Un bottom, un top, un bottom, un top. Questa si chiama running flat correction, che di solito porta appunto ad una correzione dell'uno ad uno. E come abbiamo detto spessissimissimo ormai, si è fatto il meno 52. E riparte il meno 52 da qua, BTC arriva qua, 23 e 6.
Posso sbagliare $1000? Ok, se questo è un pattern di continuazione, come abbiamo imparato agli albori delle lezioni di quest'anno nel nostro documentino magico, se questo è un pattern di continuazione, la continuazione è questa. E probabilmente, molto probabilmente, se viene rispettata l'ampiezza della mossa, viene rispettata anche la tempistica. 77 giorni di discesa. 79, partendo da qua, 79 giorni, un po' di più di giugno. Fine giugno. A fine giugno potremmo aver raggiunto finalmente $23.000 e con questo esserci questa correzione. A quel punto il MACD flipperà di nuovo positivo, perché fino a giugno, cioè qua ci può arrivare tranquillamente. Quando riflippa positivo, e noi lo anticipiamo dal giornaliero e dal 2 giorni, a quel punto rientreremo long. Nel frattempo possiamo speculare sui rimbalzi attraverso il grafico ad 1 ora, a 3 ore e a 6 ore, perché questo rimbalzo era molto, molto, molto prevedibile. Molto prevedibile. RSI ipervenduto, MACD che flippa positivo, che vuole fare il prezzo? Torna a risfidare un po' di resistenza, perché dopo un'estensione così al ribasso è normale che torna su. E poi continua giù, e poi torna su, poi continua giù. Li fa sempre rimbalzini, più o meno grandi. Più o meno grandi e più o meno duraturi. Interessante da vedere adesso è che il prezzo di BTC sul grafico orario è al di sopra di tutti i mobili, le medie mobili si stanno incrociando e potrebbero fornirgli supporto per un attacco a $44.000. 43-44 mila dollari in questo momento è quella che io penso essere una resistenza degna della nostra attenzione. Da qui a qui. 44-43-3. È un range stretto, ma questo potrebbe segnare anche un testa e spalla, volendo. Olà. Questa potrebbe segnare anche una cosa del genere. Questa è una bella spalla. Vediamo se BTC riesce ad arrivare qua. Ma se riesce ad arrivare qua, non mi aspetto che vada alle stelle. Qua mi aspetto resistenza, quindi una vendita. E poi vediamo se ci prova una terza volta e rompe, o se non ci riprova e rompe al ribasso. Ok? Ma questo in questo momento vedo molto probabile. Ovviamente ci sono delle altre resistenze, se vedi il grafico a 3 ore. Torniamo a... Mannaggia, mi ho tolto il quadratino, il rettangolino, però... Potrebbe essere anche che Bitcoin non superi la linea blu. Okay, se questo adesso consolida un po', riesce a rompere la viola, può essere che trova troppa resistenza a 43.000 e poi continua da qua. Questo ce lo dice poi il MACD. Il MACD a 6 ore in questo momento è positivo, finché è positivo la barca va, lasciala andare. Il trend è tuo amico fino alla fine, anche perché tu non sai se il trend sarà corto così o lungo così. Nonne. Hai idea e non puoi neanche avercela un'idea riguardo a sta cosa. E va benissimo così ed è per questo che dobbiamo essere tutti un po' più scialli nella vita. Altre domande, ragazzi? C'è qualcuno? Sì, Daniel, c'è un'altra domanda. Non so se c'entra con le cose nostre, comunque è giusto farla. Ce la chiede Dario, e ci scrive: una curiosità, curiosando qua e là, mi sono imbattuto in un articolo di trading opzione binaria. Sapresti di cosa si tratta? Non mi sembra di averne mai sentito parlare nella nostra accademia di Rise Up. Io credo che siano Esattamente. due cose to to totalmente diverse da quello che si fa qua da noi. Sì, assolutamente sì. Non l'ho mai fatto il trading binario, ne ho parlato, non l'ho sentito sempre parlare e ovviamente chi ne ha parlato, chi me ne ha parlato, puntualmente ho visto che dopo qualche mese venivano in cerca da me per strategie o strumenti più sicuri.
Sì, io di quello lì ne ho sentito parlare, secondo me sono delle vere e proprie scommesse ad occhi bendati, quindi come lanciare le monetine. Quindi Cioè, sì, ho direi proprio di starne alla larga, assolutamente. detto una cazzata. Una volta l'ho fatto un trading option, ma non binario. Non so cosa vuol dire binario, le opzioni binarie, questo non lo so, però so cos'è il trading di opzioni. Cioè, quando te hai una put o una call, nel senso che scommetti sul fatto che tra 3 giorni, 7 giorni, 21 giorni, quel che è il lasso di tempo che la piattaforma ti offre, scommetti che il prezzo sarà al di sopra o al di sotto di una certa soglia. Se Esatto. ci azzecchi, potresti anche guadagnare 10 volte il tuo capitale, perché poi il guadagno dipende da quanti altri ordini ci sono, eccetera, eccetera, eccetera. Non è un guadagno netto come le cripto, fai il 7%, tu fai il 7% perché hai comprato la moneta. Ma in contratti, che ne so, tu scommetti che tra 3 giorni il prezzo di BTC è al di sopra dei 52.000 dollari. Dato che è molto rischiosa come cosa, ha un premium, un incentivo, un vantaggio, un premio molto alto. Più ordini perdenti ci sono, in teoria, da quello che so, da quello che pare di aver capito, potrei dire una stronzata, ditemelo se mai, mi sto zitto. Più sono quelli i contratti che perdono, più te guadagni. Se ci azzecchi, perché se ci azzecchi perdi tutto. Certo, se ci azzecchi, io lo feci su Ethereum a distanza di 7 giorni e sbagliai. In quel caso però avevo fatto una prova con 35 dollari su qualche piattaforma di finanza decentralizzata, che sinceramente non mi ricordo manco qual era. Ne ho anche parlato in Crypto Mystery l'anno scorso. Poi abbiamo altre due domande, se puoi. Come no? Allora, c'è Mariuzzo che ci chiede invece cos'è lo scalping? Beh, lo scalping è un'attività molto martellante sul mercato. Ti vai a beccare ogni rimbalzo. Cioè, lo scalping praticamente è quando l'azione di prezzo vedi che sei in un trend positivo, io lo interpreto così, lo scalping. Stai attaccato lì e fai tante micro posizioni in vendita. Che è la cosa dalla quale mi sono allontanato nell'ultimo periodo perché preferisco vivere che vivere davanti al computer, davanti al grafico. Anche se sto vivendo davanti al computer in questo periodo per altre motivazioni, ma non sto a guardare il grafico perché il grafico è una slot machine, la slot machine più potente al mondo in quanto le emozioni che provoca, che suscita il mercato con il verde e il rosso, la salita e il ribasso, soprattutto sui time frame più piccoli, non ha eguali. Non ha eguali. Non esiste una montagna russa emotiva più forte del mercato, è peggio della slot machine. Una volta che entri non ne esci più. È abbastanza ipnotico. Poi abbiamo un'altra domanda, dove ti chiedono, potresti parlare un po' di Link? Non so cosa sia. Link. Link, Link. Link. Segue il resto del mercato, è un altcoin, anche se è un altcoin importante, ma è un altcoin. Segue il resto del mercato. MACD 6 ore che sta tornando positivo, linea di resistenza, vabbè, la 21, la media mobile a 21 periodi in questo caso, forse anche la 31 sarebbe più adeguata. Vediamo, vabbè, su 6 ore così è. Sul giornaliero vedi che è molto più accurata la 21. Sul 3 giorni ancora di più. In questo momento sul 6 ore è positivo, e quindi puoi giocare. Questo potrebbe essere un esempio di scalping. Stai vedendo un'azione di prezzo al rialzo e potresti pensare di andarti a fare questo 3% in questo modo qua. È abbastanza sicura come cosa, perché sai che a meno che questo non rimane qua per tanto tempo e la media mobile lo raggiunge in questo modo, il prezzo sta gravitando verso la media mobile. Ecco che a volte fa dei rimbalzi, mobile a volte non ci arriva e ci arriva dopo. Anche qui in questo caso levita verso la media mobile, però nel frattempo potrebbe anche tornare qui e poi andare qua e la media mobile si troverà qua a questo punto.
Link è messa come tutte le altre, è una semplicissima altcoin agli occhi generali del mercato. Quello che conta per le altcoin è la Bitcoin dominance, che è la dominanza del mercato di BTC rispetto alle altcoin, perché quando la Bitcoin dominance sul giornaliero inizia ad essere positiva, iniziano a sentire scricchiolare le altcoin, scricchiolano forte, perché questo è un significativo minimo più alto. E se qua adesso inizia a flippare positivo il giornaliero e tra 3-4 giorni, no, vabbè, tra una settimana e 2 giorni, e tra una settimana, 2 e 3 giorni, BTC potrebbe finalmente rompere ed arrivare a questo livello qua. Se dovesse arrivare a questo livello qua, raga, è sicuro che siamo arrivati a 25.000. È sicuro che le altcoin abbiano perso il 98%. BNB, dopo sta salita, ha fatto questa triangolazione ed è uscito dalla triangolazione in negativo, raga, non in positivo. È uscito in negativo e questo è solo l'inizio della discesa. Probabilmente BNB ritesterà i 180, 190, 200 dollari. Stiamo a 400 adesso, eh? È il 50% di sconto. Questo era un 50%. Questa è in 50%. Pensateci, pensateci molto bene. Crow, che ha rotto il canale multiannuale, è rientrato dentro e adesso sta avendo resistenza proprio a quella resistenza lì e potrebbe tornare sulla linea gialla. E questo sarebbe in 50%, da 40 a 20 più o meno. Qualsiasi altra? Adesso sta messa male di su, no, no, voglio analizzare. Questa. Io d'oggi sto aspettando che potrebbe raggiungere questo livello qua, 4 centesimi. È molto, molto più del 50%. Però d'oggi, fino adesso, ha perso l'85. L'85 dall'ultimo picco, se dovesse rompere qua, più o meno ci siamo, eh. Torna ai 3-4 centesimi. Questa sarebbe una mossa più o meno valida o non valida uno a uno. Un supporto magari meno rischioso, più abbordabile, potrebbe essere questo. Potrebbe essere questo ad 8 centesimi, che non è un 50%, ma un 30, 35, 40. Un'altra moneta a caso, Ethereum. Ma che cazzo vuole andare Ethereum? Il supporto di Ethereum, eccolo qua. Adesso sta a 3.000, il supporto sta intorno a 1.500, sempre quel 40-50%. Tutto sta nel non perdere i vari livelli di supporto che ha perso. In questo momento, cioè, si trovava già al di sopra delle medie mobili, qui bastava che rimbalzasse in questo modo qua, se voleva continuare il rialzo, invece ci è tornato sotto. E questa a 3 giorni vale, ha diversa valenza. Sta sotto al 2 giorni ed ha diversa valenza. Sta sotto al giornaliero. MACD è negativo. MACD sta diventando negativo dopo un mediocre lungo periodo verde. Probabilissimo che si torna qua sulla linea gialla. E se quando arriva qua la linea gialla c'è tanto panico nel mercato, perché nel frattempo sta crollando il mondo, il mercato azionario, il petrolio, bla bla bla, Ethereum potrebbe tornare al suo supporto vero e proprio, quello orizzontale, dove ha avuto un casino di resistenza, intorno ai 1.700. Dall'altra parte, non è assolutamente escluso che cambi tutto nei prossimi 2 giorni. Il MACD non flippa negativo, questa sia la più grande, tra virgolette, del mercato. Questo torna positivo e il prezzo torna sulla resistenza. Ovviamente, passo per passo, in questo momento, regà, è negativo. Negativo BTC, negativo tutto il resto del mercato.
Ma perché la Bitcoin Dominance sta messa troppo bene? Il Pax G sta messo bene, l'oro sta messo bene, tutte cose che non vogliamo vedere se vogliamo vedere BTC salire. Scusatemi per il cazzotto realistico. Ma dall'altra parte dovreste far festa in questo momento, perché ci guadagnerete un sacco in short se metterete al sicuro i vostri capitali. E dall'altra parte avrete un'occasione d'oro per ricomprare BTC a prezzi che poi non si rivedranno mai, 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 mai più. Se BTC è lo strumento finanziario del futuro, se tra un anno non ci sta più internet, scordatevi quello che vi sto dicendo, ovviamente. Cambia il contesto, cambia tutto. L'ultima domanda? No, niente, Dario poi faceva un'affermazione sul discorso del trading opzione binaria. Diceva, quindi sono una sorta di scommessa e quindi è troppo rischioso, quindi lasciamo perdere praticamente. C'è tanta gente che ha fatto tanti soldi con le opzioni, ma la maggior parte è come la leva. È una scommessa troppo rischiosa che se non Sì. hai 20 anni di esperienza non sai cosa stai facendo. Infatti. E io ti auguro, cioè se il tuo sogno è diventare ricco con le opzioni binarie, ti auguro di fare 20 anni di esperienza nelle opzioni, che prima o poi arriverai al tuo obiettivo, ma sappi che la strada è lunga, i soldi da perdere sono tanti. Che ovviamente gli errori sono lezioni, le lezioni costano, soprattutto nel mercato. Abbiamo un commento di Mariuzzo che ci dice: nei prossimi periodi conviene sicuramente avere la disponibilità di stablecoin. Assolutamente sì. Io, ragà, in questo momento, nonostante BTC oggi abbia fatto, io oggi ho preso profitto. Nonostante che BTC possa tornare a 44, io oggi ho venduto Litecoin, ho venduto Shiba, ho venduto Acro, ho venduto diverse cose. Non sono adesso dentro per il rischio, anzi, ne sto più lontano possibile. Che finalmente sono riuscito a raccimolare qualcosa, non voglio assolutamente rischiare di metterlo a rischio. Meglio preservare che guadagnare, perché quando guadagni e non preservi, un giorno guadagni, meglio guadagnare meno e non perdere. O meglio non guadagnare niente e non perdere. Ancora meglio. Quello dico. Più tempo passi a guardare il grafico e a non fare niente, meglio è, perché ti insensibilizzi verso il grafico. Cioè, quando non sai che cosa sta per accadere, sicuro al 90%, non fare niente. Rimani fermo, che a volte fare niente è fare più di fare qualcosa. Osserva, guarda, perché se per 10 volte non fai niente, però vedi che per 10 volte avresti avuto ragione, l'undicesima lo vai a fare con tanta sicurezza di te che ti apri la strada al successo, a riuscire a fare quello che vuoi fare. Però tanto, 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 tanto gioca al mindset, ragazzi. Se hai un'immagine di te povera, di mancanza, di bassa autostima, se sei convinto che tutto quello che fai si sgretola, troppe, troppe, troppe cose da poter menzionare adesso e fare una lista. Cioè, se hai una mentalità, un'immagine di te stesso povera, apri un mondo volendo, prendetela per così com'è. Un'immagine di te stesso povera non ti può portare mai a nulla di più di quello che è la tua immagine. Non mi ricordo chi, ma tanti, troppi audiolibri ho ascoltato. In uno di questi, appunto, si parlava, mi sa che era della Psycho-Cybernetics, che parlava del fatto di metterti davanti allo specchio, guardarti, chiudere gli occhi e immaginarti come vorresti essere, come non sei adesso. Vai allo specchio, guardati, chiudi. Più tu cambi l'immagine interna di te stesso e più l'immagine esterna di te stesso cambia. Perché effettivamente noi siamo quello che crediamo di essere. Quindi se crediamo di essere grandi trader, ahimè, diventeremo grandi trader. Se crediamo qualsiasi altra cosa, siamo qualsiasi altra cosa. Siamo quello che fino ad oggi abbiamo creduto di essere, saremo quello che da oggi in
Quindi dipende tutto dall'immagine interna di te stesso. Se, immagina te stesso che sei un grandissimo analista di grafici e che ogni volta che apri il grafico, nel giro di 10 secondi, sai cosa sta per succedere. Più lo immagini, sì, nel tuo subconscio, più tu lo diventerai in automatico e dopo mesi, dopo. Se te ti Daniel, sei immaginato che. abbiamo avuto un buco, non ti abbiamo sentito. Lo Perché ripetere? non si vuole che si senta. Dove era arrivato? Sul discorso lì del. Vedete quello, Mi no? sono perso il filo pure Parlavo dell'importanza io. Sì, dell'immagine interna di se stessi. esatto. Siamo quel che crediamo di essere. Quindi migliorando l'immagine interna di noi stessi, anche l'immagine migliorerà. Appunto, se l'immagine di noi stessi è povera, non può essere, cioè il risultato che traiamo nella nostra vita non può essere altro che povero. Se invece, appunto, chiudi gli occhi e ti immagini 10 ore al giorno di essere un grandissimo analista di grafici che apre il grafico e nel giro di 10 secondi capisce che cosa sta per accadere nel mercato. Ecco che un giorno ti sveglierai e sarai quel fantastico analista. Però ovviamente c'è bisogno di saperle queste cose e di Sì. metterle in Ci pratica. Tutto è un percorso di apprendimento, ragazzi. vuole una certa esperienza anche. Beh, no, ma l'esperienza la fai, no? L'esperienza. Chiunque ha esperienza non c'è nato con l'esperienza. Si è fatto un culo grosso come una casa. Sì, infatti, quello. E se vuoi raggiungere qualcosa, non è che te devi per forza fanculo grosso come una casa, però devi scoprire te stesso. Più sei aperto di mente e più facilmente ti scopri. Più sei chiuso e più chiudi gli occhi. Addio. Addio poi. Infatti c'è nonno, 80 anni, distrutto su un divano a guardare il telegiornale. Ma è giusto così. L'esperienza giusta che doveva fare. Signori e signori, ci becchiamo mercoledì prossimo, domani sera in Mystery e venerdì in Crypto Minds. Bene, ottimo. Ragazzi, vi ricordo Ottimo, dei corsi gratuiti Daniel. su Omniablock, finché sono gratuiti. Capì quanto potenziale hanno gli NFT, perché sono sicuro che tra tutti quelli che ci state guardando qui su Zoom e Twitch, E su Twitch c'è qualcuno anche. tra di voi ha dei prodotti, ha dei servizi, ha dei doni, a dei contenuti. Monetizzarli oggi tramite gli NFT è facile ed è possibile per chiunque. E ti apri ad un mercato globale istantaneamente. Non ci vogliono più le raccomandazioni, le gallerie d'opere, Amazon, i social, farti pubblicità. Potenzialmente, anche senza un filo di pubblicità di quello che tu crei, qualcuno nel mondo, perché cerca quella parola chiave, trova la tua opera e te la compra, come è successo a Gio. E questo lo può fare chiunque. E questo lo può fare anche tuo figlio, tua nipote, tua zia, tua nonna, chiunque, davvero chiunque. Chiunque. Baci, baci, godetevela. E io vi auguro realizzazione. Vera realizzazione. È una realizzazione del sé. Non della propria azienda, de sta minchia. Bella, raga, buona serata! Va bene, grazie Daniel. Ciao, ciao Grazie. Daniel, buona Grazie a tutti e un saluto anche agli amici di Twitch. Grazie per esserci stati. serata! Ciao, ciao, Buona buona serata. Vi auguro serata! una buona serata, una buona notte, ragazzi. Ciao, ciao! Ciao, ciao a tutti.